guarda. Cazzo che me ne frega! Devo rifarlo? No, no, devo rifarlo? Non sia mai, no. No, che dopo ci cacciano. Cosa? Non hai sentito prima? Era qua e gli fa, guarda che panorama, è arrivato lui, fa. È la vastità del cazzo che me ne frega! Urlando io. Ecco, se fa 5 minuti ci cacciano su. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in un vlog molto molto speciale. Infatti siamo a Lucca Comics and Games. Siamo appena arrivati e questa, ragazzi, è la vista che si vede dalla nostra casa. È fantastica. Io... ah, il sole mi ha ucciso. Siamo appena arrivati dopo una lunga corsa in macchina, ragazzi. Ci abbiamo messo veramente tantissimo, c'era una fila allucinante. Abbiamo messo veramente tanto tempo. Stavo guidando per fortuna Zanzo, così mi sono riposato un pochino intanto. Eccolo lì, bello Zanzone, non si vede niente. Ferma, vieni qua. Bello Zanzone. E quindi niente, siamo appena arrivati, è sabato oggi, quindi dobbiamo scappare per andare a Lucca, visto che sono già le 6 e passate, quindi sei. È tardino. Quelle sono? Le 3. Ah, sono le 3, fantastico. Sono le 3, è comunque tardi, dobbiamo scappare a Lucca. E niente, noi ci aggiorniamo, vi farò vedere la casa stasera, perché adesso dobbiamo scappare subitissimo a Lucca. E... a Lucca Comics. Tira sul finestrino. Dai, che cazzo! Ma muoio di caldo! Fa niente! Blocca così, tanto vado due al bar. Vabbè, allora, stiamo uscendo dalla casa e questa è la strada, adesso vi farò vedere, che ci porta a Lucca. Ciucciando il brodo. Che sì. Cazzo! No, la luce è controsole, no! Il sole fa male! Questa quando è la strada. Quando il sole tornerà! Non la conosco. Banna, ah, questa oddio. È la strada. Fermi tutti quanti! Fammi interloquire. Vedi? Ciao, lì sto guardando la strada. Guarda la strada. Dio. Tu puoi fare anche ciao, ma lui sta riprendendo l'altra parte. Guarda, tutto così. Chiami in 800. Sì, tutti a vloggare. Ciao, sto curando l'abete. No, ragazzi, è incredibile. E allora vlogo anch'io, tanto non devo guidare. Ma come? Adesso che la sto facendo al ritorno. È più facile. Sembra meno brutta. È perché il ritorno. Cosa hai appena detto? Chi ti ha insegnato? Posso Oh, Charlie. Ma hai fatto venire in mente un video per stasera. Fuck you time, qui lecca in bocca. Vai. Rispondiamo alle domande di... Spoiler per il prossimo video di Zanzo. Lecca, devi aggiungere scaduti. Esatto. Scaduti. Lecca, epico, buoni. Scaduto male. Quindi direi che possiamo vederci a Lucca Comics. No, sarà interessante questa parte del tuo vlog. 2 minuti di strada. Raga, ma poi taglio. Io taglio, non faccio la incatto. Ah, non sei come... Dai, no. Devo puntarla sta parte. Siamo finalmente arrivati a Lucca Comics. C'è un casino allucinante. Cosa vuoi? Lo vedo blu, lo vedi blu, non interessa un cazzo di nessuno. Quindi siamo arrivati a Lucca Comics, abbiamo fatto un giro a palo youtuber, abbiamo lasciato Marci, Charlie, che erano gli altri lì. E siamo andati un po' al paglione di League of Legends qui dietro. Qui dietro, quindi ha fatto un bel giretto, abbiamo conosciuto un sacco di persone nuove, ci sono un sacco di cosplay. Ragazzi, è strapieno di cosplay. E niente, adesso dobbiamo... finire di fare il giretto, torniamo alla macchina che è dall'altra parte di Lucca. Questo è il Lucca Comics alle 3 di notte. Sono le 2 e mezza. Vabbè, dai, più o meno, non è che... Il pomeriggio eravamo in casa, perché c'è il vlog e fa... Ragazzi, adesso andiamo in fiera, sono le 6. Sono le 3 e mezza comunque. Più o meno. Ma lui ha un fuso orario diverso. Sì, fuso orario di Greenwich. Ti siamo persi per Lucca. Perché veramente non sappiamo più dove sia l'uscita. E perché è una pecora di Minecraft sulla cover? Questa è il regalo di Charlie. E quindi stiamo cercando di uscire, ma... dov'è il Pandione Games? E non c'è nessuno, ragazzi, è bruttissimo come cosa. Non c'è nessuno. Sembravano delle persone alquanto confuse queste. Così confuse da colpire. Così da sole. Dopo 10 minuti stiamo ancora vagando dentro Lucca. Cominciano ad esserci scenari poco raccomandabili. Però c'è la finale di mondiale in compenso. Stanno per team fatale gli SKT T1 contro i Samsung, però ci siamo persi. Questo sembra tipo manca la nebbia. Zyra Support. E dobbiamo farci Zyra Support. Fantastico. E dobbiamo farci tipo 1 chilometro a piedi dopo, una strada sterrata totalmente al buio per arrivare in casa, in quella bellissima casa che avete visto prima. Cerchiamo la macchina disperatamente. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Si vedrà malissimo questa parte, ma purtroppo questa è la luce che ci sarà. Infatti sono già scomparso. Questa è la luce che ci sarà praticamente per questo tratto, questo breve tratto, anzi lungo tratto, quasi 1 chilometro, al buio per la casa. Ragazzi, sono scomparso. Non c'è niente, sono nero.
Anch'io. Sono l'uomo nero, guarda. Non c'è niente. Io sto provando a vloggare quando riesco. E niente ragazzi, io farò un vlog così con lo schermo nero, perché a quanto pare non si vedrà niente. Cazzo. Oh, si vede qualcosa, fermi. Niente, gente. Raga, ma quanto è terrificante sta cosa. Porca di quella, Eren. Che idea di merda, ragazzi, che idea di merda. Dai, al massimo moriamo tutti insieme, dai. Sì, dai. No. No. No, no, raga, non spegniamo. No, ragazzi, non spegniamo tutti, dai. No, non spegniamo. Ragazzi, siamo arrivati. Quelle piccole lucine sono la nostra casa. Dovremmo essere finalmente arrivati. Chi c'è dietro? Tan tan. Siamo persi nel buio. Ciao Masa. Ciao bellissimo. Ok ragazzi, sono le 3 di notte, 3 qualcosa, ma c'è stata praticamente l'ora legale, quindi sono le 4. Siamo arrivati, questa è la casa che sto facendo vedere intanto in sfondo. E stanno succedendo cose in casa, quindi sono le 4 di notte praticamente. Sta svoltando la porta. Chi c'è qui? Bucci? E vabbè, pazienza. Credo che nel mentre sia successa una cosa abbastanza strana a Sbucci. Ma il problema è che questa notte si sveglia ed è morto. Ma lasciami. Buonanotte. Ci sono anche dei libri. Ci sono dei libri sotto. Non è possibile che stia ancora dormendo. È morto. Stefanino, c'è la scuola, dai. Basta. Dai, non vabbè. È possibile, guarda che bordello. E scattichiamolo. Quanti strategie addosso. Prima arriva la roba, Marci, ma ci metti a posto i i libri. Andiamo, andiamo a dormire. Ok, quindi direi che per oggi è tutto. Quindi il primo giorno è andato, ma anche ancora un ultimo giorno domenica. È stata una bellissima serata. Abbiamo fatto una mega cena tutti quanti insieme con questi ragazzi qui, questi simpaticissimi ragazzi qui, con questi ragazzi che avete appena visto, con i mates, con Tudor, con un sacco di altre persone. È stata una serata fantastica. È allucinante, dovremmo tanto mettere a posto il letto, finire di fare le nostre cazzate e andare a dormire, perché domani ci vediamo presto, credo, spero, per andare all'ultimo giorno di Luca Comics and Games, quindi ci vediamo domani notte. Buongiorno ragazzi, allora, oggi stiamo tornando al nostro secondo e ultimo giorno di Luca Comics. Oh, t'ammazzo di botte, Ste! Hai dei bellissimi capelli, ragazzi. Codino molto arrapante. Comunque, questa praticamente è la strada di giorno illuminata che abbiamo fatto ieri sera. Andiamo in fiera, facciamo un salto al palo di Tuber, andiamo a fare un giro finalmente per tutta la fiera, perché non siamo ancora andati più. Vabbè, facciamo un giro per Luca perché ancora non l'abbiamo visto. Un salto al paglione di Riot, di League of Legends, e poi si torna a casa. Vedete ragazzi, questi metti a fuoco! Oh, ma sei matto di dire queste cose, Stezzone? Ma metti a fuoco cosa? Vedete ragazzi, se voi non me... Rick! Vedete ragazzi, se voi non venite in macchina a Lucca e se uscite domenica sera in treno, questa è la fila che vi aspetta per prendere il treno. Quindi ragazzi, mi raccomando, se venite a Lucca, organizzatevi, perché questa sarà quella che vi aspetta. Noi che siamo in macchina facciamo così. Semplicemente. 'Cause I am happy on this island,